Eccoci qua di nuovo con Eleonora, che è la responsabile della confraternita Misericordia e in termini tecnici governatore. Dico bene, Eleonora? Ci dici due cose proprio riguardo alla confraternita, all'associazione? Volentieri, buongiorno a tutti. La Misericordia di Casale Monferrato è un'associazione che è attiva sul territorio di Casale da più di 25 anni. Noi svolgiamo attività per lo più in ambito sanitario, quindi sia emergenza 118 che anche trasporti, noi diciamo programmati per visite mediche, ricoveri, dimissioni, anche in convenzione con l'ASL piuttosto che alcune case di riposo della città. Esatto, noi lavoriamo appunto più che altro in ambito sanitario, dando anche supporto in eventi socio-culturali, come ad esempio l'ultima festa di carnevale organizzata dal comune, piuttosto che la festa del vino, Notte Rosa, eccetera. E nella nostra associazione l'attività è svolta per lo più da volontari, siamo circa una quarantina. Come è possibile diventare volontari dell'associazione? Allora, in associazione, come dicevo, per svolgere questi servizi a carattere sanitario è necessario fare un corso normato dalla Regione Piemonte, perché è facilmente intuibile che svolgere queste tipologie di servizi richiede un minimo di preparazione barra formazione, come hai detto giustamente. Però in realtà al momento ci stiamo aprendo verso altre numerose attività che non necessitano una formazione così specifica. Esatto, perché molto spesso ultimamente riceviamo richieste per accompagnare le persone magari in posta, piuttosto che anche dalla parrucchiera, dal dentista. Esatto, quindi chiunque abbia sicuramente la maggiore età e avesse tempo e voglia di mettersi a disposizione degli altri può sicuramente venire da noi. Se viene da noi cerchiamo un'attività che li possa andare più a geni. A tutti. E senti, cosa devono fare? Chiamare un numero di telefono, mandare un'email, venire direttamente in sede? La sede dove si trova? Allora, la sede è dove c'è l'aeroporto Francesco Cappa all'ingresso di Casale. Noi comunque abbiamo diversi canali social, piuttosto che mail oppure un numero di telefono classico 0142 78 1010, oppure abbiamo l'indirizzo mail info@misericordiacasalemonferrato.it. Abbiamo anche un sito dove chi volesse approfondire le nostre attività può trovare informazioni. Grazie allora Eleonora. E l'ultima cosa, siete presenti qua alla mostra regionale da sempre, anche da prima del Covid, non è la prima volta che vi presentate qua col vostro stand? Esatto, noi eravamo presenti già prima del Covid, negli anni precedenti, e ci fa piacere far domanda al Comune che ci dà uno spazio all'interno dell'associazione, della sfera dove noi possiamo presentare l'associazione ed essere a esposizione. Sì, certo, chi volesse anzi informazioni può venire certamente qui allo stand. Grazie Eleonora, allora speriamo che i volontari aumentino e noi ci diamo appuntamento la prossima volta. Grazie, arrivederci.